Fabio Grosso, allarme rosso, Fabio Grosso, allarme rosso, Fabio Grosso, allarme rosso, 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 Fabio Grosso, buonasera a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Allora, oggi è martedì, ci sono tante voci che in pratica si susseguono sull'ambiente Hellas Verona, merda Sverona. Va bene, in pratica Fabio Grosso è sulla graticola, da mo che doveva essere esonerato e ve lo vado dicendo tutti quanti, no qua là il Verona è forte, la sede perde, il Verona non gioca da squadra, ha avuto un gioco sempre latitante, l'unica partita che in pratica sembra abbia giocato bene proprio quella contro il Pescara, ma secondo me è più il Pescara che ha fatto una partita da idiota in quella sfida che abbiamo perso a Verona. Comunque si sente in giro nelle ultime notizie che in pratica il Verona e il presidente Setti avrebbe già contattato Serse Cosmi per la panchina del Verona, nel caso che nella sfida della settimana prossima la Spezia Verona il Verona non faccia risultato e quindi Fabio Grosso è in bilico, la squadra è andata in ritiro per preparare la importante sfida della settimana prossima. Ma udite udite, io qui sono contentissimo, perché se dovesse accadere veramente una cosa del genere sarei l'uomo più felice della terra. A quanto pare, oltre a Serse Cosmi per la panchina del Verona, si è contattato anche niente poco di meno che, ma io penso Verona potrebbe andare in Serie A se Pazzini fa gradoni, Zdenek Zeman, ragazzi, Zdenek Zeman, ma magari da tifoso del Pescara vi dico, Zeman se ne andasse a Verona, guarda, sarebbe bello vedere il Verona riuscire a non arrivare neanche ai playoff, perché se il Verona decidesse di prendere veramente Zeman, io credo che sia il suicidio più bello che potessero farsi. Perché? Perché raga, è semplice, non è che c'ho Zeman, oramai c'ho questa nomea, mi sono preso questo, oramai sai, ognuno c'è il suo cavallo di battaglia, io ora sono andato anti-Zemaniano. No, allora, Zeman non è un allenatore che può entrare in corso, quindi se Zeman dovesse andare al Verona, che adesso è settimo in classifica il Verona, quindi con Zeman secondo me fuori anche dai playoff, perché una squadra che non è abituata al suo calcio ci vuole tempo per apprendere i metodi di Zeman, gli schemi di Zeman, il modo di giocare di Zeman, tempo che il Verona non ha e che quindi se facesse una scelta del genere sicuramente non ne gioverebbe. Quindi vai a Verona, così ci togli dei coglioni pure per i playoff. Vai. Boh. Io penso Taxidi sia il giocatore adatto per centrocampo Verona. Bene. Raga, si è conclusa la quarta giornata di ritorno. Cosa dobbiamo dire? Innanzitutto il Brescia è oramai stabilmente primo in classifica, con la vittoria 3-1 sul Carpi ha consolidato la sua leadership e ha scavalcato il Palermo. Il Livorno, raga, il Livorno è tornato prepotentemente in zona salvezza, è riuscito a vincere in casa 2-0 con il Cosenza. Madonna, questo Cosenza di Braglia, ma cosa è successo a questo Cosenza di Braglia? Con i gol di Giannetti e Salzano che segna sul rigore al 92esimo, una partita, secondo me è stata una partita giocata alla pari, però il Livorno ha avuto le occasioni ed è stato più cinico, quindi 2-0 per il Livorno sul Cosenza e si porta 20 punti in classifica, raga, il Livorno aggancia il Foggia e stacca
il Crotone, il Carpi e l'ultimo fanalino di coda, il Padova. Però, oltre a queste due partite, c'è da segnalare Cittadella-Spezia, le vittorie dello Spezia 1-0 a Cittadella, il Palermo che vince 2-1 a Perugia e torna alla vittoria dopo le prime tre partite, dove ne aveva perse due e pareggiato una in casa con il Foggia. La Cremonese impatta 0-0 con il Padova in casa, e anche qui il Padova fa un punticino che gli serve per rimanere lì in linea di galleggiamento, 17 punti e a soli 3 punti dall'ipotetica partita dei playout. Quindi la classifica nella zona retrocessione è corta, raga. Il Foggia ha pareggiato con il Pescara 1-1, lo sapete, e anche lui rimane lì invischiato nella zona retrocessione. Merdas Verona è riuscito a pareggiare con il Crotone nei minuti finali, perché il Crotone vinceva 1-0 grazie al gol dell'E. Stefano, sempre pescaresi, cioè proprio col Pescara il Verona è una cosa che non legano, è una cosa che non fa da collante. Quindi i pescaresi vi rompono sempre le scatole, vi rompono sempre, vedi. Pettinari non segnava dall'anno scorso a quando ha segnato contro il Verona. Poi vogliamo parlare del gol a culo di Samuel Di Carmine, che ha tirato sotto le gambe del portiere neanche vedendolo. Si è girato, ha tirato, ha passato sotto le gambe del povero Cordaz, e quindi ha fatto 1-1. Però pareggio che a quanto pare non servirà per consolidare la panchina di Fabio Grosso all'Arme Rosso. L'ultima partita della giornata, Venezia-Lecce, raga, è finita 1-1. Il Venezia tutto in un minuto, il Venezia segna il 50esimo con Citro, pareggio di Palombi al 51esimo. Anche qui è stata una partita dove il Lecce ha fatto più tiri in porta, più possesso palla, sto leggendo 63-37, però alla fine non è stato capace di buttarla dentro. Un po' come il Pescara, questo Lecce che crea tanto però non concretizza. Quindi io direi che, guardando la classifica, ragazzi, qui la situazione si sta un po' delineando, nel senso che il Brescia e il Palermo hanno incominciato a fare la fuga finale, però dobbiamo sempre mettere il se, perché sto Palermo, a quanto pare, bisogna vedere adesso con i pagamenti degli stipendi e con la sua situazione societaria cosa combina, perché occhio che potrebbero arrivare anche dei punti di penalità in questo campionato, o addirittura la non iscrizione al campionato prossimo. Il Benevento è tornato prepotentemente nelle zone alte della classifica, attualmente al terzo posto con 36 punti, staccato di 5 punti dal Palermo e da 6 dal Brescia. Il Lecce e il Pescara seguono a 35, un punto dietro il Benevento. Lo Spezia è salito a 34, ragazzi, ha fatto un bel balzo in avanti lo Spezia di Pasquale Marino. Il Verona è fermo adesso al settimo posto con 33 punti, quindi la settimana prossima ci saranno Verona-Spezia, poi si giocherà anche Palermo-Brescia venerdì sera, che è una bella partita da vedere assolutamente. Il Pescara andrà a giocare a Crotone e non sarà una partita molto 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 semplice. Anche il Padova, ci sarà una sfida salvezza a Padova-Foggia, quindi è tutto sul filo del rasoio. Vedete, ci sarà Carpi-Perugia, Benevento Cittadella, altra partita d'alta classifica. Il Cosenza in casa incontrerà la Cremonese, e per il Cosenza di Braglia sarà un bel banco di prova, perché nelle parti basse bisogna veramente incominciare un po' a far punti, altrimenti ci si può far riprendere. Attualmente il Cosenza mi pare 3-4 punti di vantaggio, sì, da 4 punti di vantaggio dal Livorno, quindi occhio, perché poi il Livorno andrà a giocare a Lecce, quindi con il Lecce che ha pareggiato a Venezia e vorrà vincere, il Livorno non vuole farsi staccare dal Cosenza e quindi non vuole perdere terreno, non è assolutamente un turno facile per quanto riguarda gli scontri che ci sono, gli incroci nella classifica. Il posticipo poi di lunedì sarà Crotone e Pescara, e questa sarà una partita ancora più delicata, perché sempre il Crotone è lì che sta affogando
nelle acque e il Pescara che deve tornare, il mio Pescara, alla vittoria per continuare a sperare in questi playoff e a non farsi risucchiare sempre più giù. Partita difficoltosa, difficile, il Crotone non è una squadra allo sbando, ecco, Stroppa devo dire, devo ammettere che sta molto sfortunato, non sta vincendo le partite, però è sempre lì che per poco non riesce a fare il risultato pieno, quindi non vorrei che adesso, lunedì prossimo, il Pescara fa resuscitare anche il Crotone, è una cosa che noi sicuramente saremmo anche capaci di questo, però spero di no. Quindi che dirvi raga, questa Serie B è sempre più interessante, la classifica è molto corta sia nelle zone basse che nelle zone alte, quindi non perdetevi nessuna giornata, non perdetevi nessun mio video, se ancora l'avete fatto iscrivetevi al mio canale, qui sotto c'è il pulsante iscriviti, potete attivare la campanellina lì a fianco, così che quando carico nuovi video vi arrivano le notifiche. Vi lascio sempre qui sotto in descrizione il link del mio gruppo Facebook Pescaresi Convinti, la mia pagina Instagram 1936 solo io vi saluto, vi auguro buon campionato a tutti, buona Serie B e sempre Forza Pescara per una merda, ciao.